Paolo Cocchi, hai recuperato e ci hai sottoposto un documento tra quelli agli atti del processo a Pacciani. È una lettera anonima che arriva in un momento ben preciso e ha un tono, diciamo, premonitore, perché anticipa almeno in parte un qualcosa che sarebbe avvenuto alcuni mesi dopo. Sì, arriva appunto nel ottobre-novembre del 91, quando Pacciani ancora non era formalmente indagato per i delitti del mostro. E sì, premonitore, o comunque un anonimo che era a conoscenza delle indagini, o comunque dei risultati di indagine, perché anche sul discorso del fazzoletto lui dimostra già di sapere che non vi era il DNA di Pacciani, perché consiglia appunto l'avvocato di Pacciani, Fioravanti, che tra l'altro mi ha confermato tutto questo, dimostra di sapere già che non c'era il DNA di Pietro Pacciani su quel fazzoletto, cosa che poi la perizia più avanti stabilirà. Poi è sorprendente che lui parli di interramento, è sorprendente che parli dell'orto del Pacciani, che avvisa agli avvocati di stare attenti. Ecco, no? Perché lui, quest'anonimo, dice: fate attenzione perché verrà sotterrata una pistola calibro 22 in casa di Pacciani, praticamente nell'orto, parla dell'orto di casa di Pacciani. E effettivamente alcuni mesi dopo sarebbe stato rinvenuto non una pistola ma il bossolo, un componente della pistola praticamente, perché poi il bossolo, che poi si dimostrò compatibile ma non probatorio, quindi non probante. E poi poco dopo avvenne anche la faccenda dell'asta guida molla, che venne spedita con dei stracci di casa Pacciani, e anche questo fu un anonimo strano. Ecco, quindi questo Pietro Pacciani, come esce fuori nella vicenda mostro, è molto molto nebuloso, molto... E poi è sorprendente che questa persona sapeva determinate cose che quasi con precisione, proprio tutto quello che poi avviene nell'aprile del 92, a fine aprile, nella maxi perquisizione. Quindi è abbastanza sconcertante, secondo me è degna di nota. Tra l'altro descrive in questa lettera anche le procedure per invecchiare questo reperto, che doveva essere nascosto e poi recuperato nell'orto di Pacciani, in modo da farlo sembrare effettivamente lì da un po' di tempo. Sì, appunto, quello che poi avviene per il bossolo, perché Pacciani era in carcere dal maggio 87, e quindi quest'anonimo parla proprio di specificatamente di invecchiamento, no? In questo caso l'oggetto era diverso, però e di interramento, quindi quello che esattamente poi si è verificato sul bossolo rinvenuto in modo, se mi permetti, non l'ho detto io, insomma, l'hanno detto dei magistrati, in modo anomalo venne rinvenuto quel bossolo, e questo lascia molto pensare.
We'll be right back.
Thank you.